È cieco? Sì, sono cieco, sono di Praga. Ah, ma lei è un cieco cieco? Sì, sono un cieco cieco, mi chiamo Francesco e mi chiamo cieco per gli amici però. Ma scusi, è lei forse una donna? Perché? Non si vede? Ma scusi, non lo sente dalla voce? Certamente che lo sento dalla voce, solo che prima, anzi poco fa, quando l'ho toccata, anzi quando mi sono scontrato con lei, al tatto mi è parso di capire che lei avesse un po' troppa pelle. Un po' troppi peli. Non ero io quello che ha toccato. Ah, e chi era? Sembrava anche bella cicciottina. Ma no! No, lei ha toccato Mr. Ops. Oh. E chi è? Chi è questo Mr. Ops? Sarà un uomo sodo? No! Un pupazzo a forma di uovo sodo rosso con un grande occhio in testa. Un grande occhio dentro un uovo? Ma scusi, una volta il grande occhio non stava dentro un triangolo? Ma quello è l'occhio di Dio, che non c'è più. Ora c'è solo io. Questo io di oggi suona sempre più come un asino. In effetti, l'io di oggi un po' lo è. Non sa tante cose, è ignorante e non ha occhio per certe cose. Ah, ecco perché il pupazzone ha un grande occhio, eh? È un simbolo, è un segno, è un allarme. Sì, bravo! Si chiama OPS per questo. O-P-S, che sta per occhio alle persone nei social o anche per occhio ai preadolescenti nei social, ma soprattutto sta per osservatorio della prevenzione del sexting. Del? Sexting! E che cos'è il sexting? Oh, Santa Maria, non mi dica che non lo sa! Il sexting è l'invio di immagini nudo o seminudo ad un altro tramite PC, smartphone. Al dottore? A chi mai dovrei inviare le mie immagini nudo? Ma lei ce l'ha una fidanzata? Sì, ed è anche molto carina, dicono, io non l'ho mai vista. Beh, per forza! Ma quando lei è distante dalla sua fidanzata e sente il bisogno tenero di... non le manda... Ah, no, certo, lei è proprio il caso sbagliato. Ecco, lei è un fuori sexting. Prendiamo gli amorosini normali, eh? Anche giovani giovani. Sì, si daranno i bacetti come tutti. Ma sì, ma se non sono... se sono lontani fisicamente, come fanno ad amarsi? Continuano a farsi le coccole, mandandosi messaggini amorosi, incluse loro immagini nudi o seminudi. Immagini, non più pensami, ma vedimi. Biotti? Ignudi come mamma li ha fatti? Oh Maria, se qualcuno lo vede, questo è uno scandalo al sole! Bravo cieco, sei arrivato al problema! Chi? Quale? Quale problema? No! Il grande occhio! No, il grande fratello! Che tutto vede, che tutti controlla! No! I genitori! Sì! Quelli sono ciechi! Peggio di me, fin dalla nascita! No, 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 qui si tratta del grand voyeur, eh? Poveri ragazzi! Credono di mandarsi qualche foto un pochino osè? Al proprio amore invece se la ritrovano
il mondo visione, eh? Non dico per me, sa, né i miei consigli. Noi ovviamente non vediamo un tubo di niente. Ah, oh, beh, sì, 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 ma il sexting non è solo quello intimo tra morosi, dove però capita che le immagini vadano sulla rete per vendetta, quando uno viene lasciato o per amicizia, nel senso che le condividi e buonanotte, sei nel cyberbullismo, tutti ridono di te, parlano di te e pensano di te, non ti dico cosa. Eccoli lì, gli amici, prima ti vedi ciecamente. Scusi, non volevo offendermi. Oh, no, guardi, non è solo una questione di fiducia e di amici, magari il sexting più maligno spesso è frutto di un autogol. Io non vedo la porta. Ma sì, con la storia che adesso la tua immagine è tutto e che devi farti vedere nei social, altrimenti non esisti. Allora, tu posti delle foto per presentarti agli altri al meglio, no? Sexy. Metti in rete tutto quello che fai, dove sei, magari sulla spiaggia o in uno spogliatoio. Ah, per piacere agli altri, per piacere a te, per piacere. Eccoci, guarda e piace. E allora? E allora, una volta che diffondi tue immagini sessualmente esplicite, non sai dove vanno, non sai chi le tiene, non sai chi le prende e come le usa. Oh. Rischi di finire in un sito porno. Oh, Maria, ma bisogna stare attenti qua, bisogna stare all'occhio. Non solo, perché poi, prima o poi, qualcuno che non conosci ti manda una foto spinta di sé. Eccoli, e come dice Dante, dalla cintola in giù, tutto vedrà. E ti chiede in modo carino di fare lo stesso. Ma questo, signorina cara, l'è sesso. Ma se sei minore, è pedofilia! Oh, Maria, ma bisogna stare attenti. Questo è un crimine che va assolutamente scovato e punito. Ma per questo c'è l'OPS. O-P-S, l'occhio della polizia postale nel sociale, alla quale se ricevi qualcosa di strano devi subito denunciare! Oh, ma questo nostro OPS sa fare tantissime cose, è un mostro! Simpatico, però. Sì, oh, Maria. A proposito, si chiama Maria, lei, vero? No! Mi chiamo Sofia. Sofia? E di cognome come, Fino? Oh, naturalmente! Senta, signorina Filo Sofia, il problema qui è veramente grave, posso dire, molto grave, specialmente per i più piccini. Che possiamo fare noi? Cosa possiamo fare? No, non dico per me, sa, io... Il senso della vista lo utilizzo veramente poco, sa? Sì, non è ciò che mi interessa fare in questo momento. Lei è un uomo fortunato. Oh. Lei non conosce la realtà per immagini virtualmente, ma per sensazioni reali. I profumi, il gusto, il tatto. Certamente, è per questo che si dice che l'amore è cieco. In che senso? Ma come in che senso? Non mi dica che lei quando fa all'amore non ha mai spento la luce una volta. Dipende. Come dipende? Non ha mai chiuso gli occhi. È così che si gusta il mondo, ad occhi chiusi. È così che si gusta la vita. Ad occhi chiusi, serve il sonno, serve l'estasi. Se vedi, pensi, e se pensi, giudichi. E se giudichi, poi stai male, alla fine soffri e poi muori. No, se non vedi, ti gusti la vita, senti tutto, in tutti i sensi. Occhio non vede. Senta, cieco, lei...
come tutti i ciechi, è un profeta, un saggio, un indovino. Le voglio fare una proposta. Cosa? Per parliamo con noi. Ops è il virtuale, lei è il reale e io sono la coscienza. Da soli non possiamo fare molto, ma insieme possiamo salvare il mondo! Bello, mi piace! Da che parte si può? Di là, guido io! Prego! E ops, dov'è? Ops! Ops, sta in mezzo! Ops! Loro si
ti vuole fare del male. Guidato! Non ammazzare te stesso o altri perché hai perso la tua reputation. O magari hai sputtanato degli altri. Sexting! Non commettere atti impuri. Settimo, non rubare immagini sessualmente esplicite a nessuno. Ottavo, non dire falsità e calunnie sulle vite degli altri e non raccontare palle su chi sei e cosa fa. Nono, non desiderare la donna degli altri, capito? Chiedendo agli amici di farti vedere foto o video sul computer. E non fare umiliare ma mandare ad hotel lo Summerson o Mamerson. Equivoci e subdoli per creare gelosie, sospetti, liti. Decimo, non desiderare la roba d'altri, ovvero tutto quel materiale sexy in circolazione, popolo di internet, e le tavole sono su, su, oh, popolo di internet, mangia la foglia! Statevi accorti, esistete, siete veri, non sprecate le vostre vite, non sprecate le vostre vite attorno a degli smartphone. Io vi vedo perderle per ore, per giorni, per lunghi viaggi in metro, in tram, in autobus, con quei capi chinati su dei display colorati. Popolo, siete veri, tocchiamoci, il vicino Santi ci salverà, siamo veri, siamo vivi, onoriamo la testa viva, andiamo a ballare, a cantare, in montagna, al mare e tocchiamoci.